Ciao gente, sono Larus, eccomi qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata ho conquistato Singidum e Achinc. Ho completato la conquista della Pannonia, questa provincia qui. Ora, come ho già detto, sono intenzionato di muovermi verso l'Italia. E non sarà troppo facile, perché i romani hanno unità molto più potenti delle mie, con spada. Io ho le picche, però. Io ho la cavalleria migliore della loro, e ho anche arcieri migliori di loro. Solo che hanno la fanteria con spada che potrebbero far tanto male alle mie lance. E le picche, se accerchiate bene, non ce la fanno. Sarà un'impresa, appunto. Non mi aspetto nulla di semplice. E quindi devo solo sperare in bene. Io, innanzitutto, volevo anche convertire questo tutto quanto qui. Facciamo un'officina e un terreno consacrato, che così rendiamo questa regione più ai bordi del nostro impero, più ellenica invece che celta. Gli eserciti che voglio impiegare in questa invasione sono... Dove sta? Dove sta? Dove sta? Ecco, eccolo qui. L'Apure i Deimos, perché ha due baliste, che sono devastanti le baliste. Poi dopo c'ha tanti arcieri, quindi, e peltasti, quindi i romani dovrebbero soffrire. Quindi spostiamoli ad Epidamos. Invece questo esercito qui, la Furia di Atena, che è fatto da picche, quindi riesco a tenere i romani abbastanza distanti, lo manderò sempre in invasione. Il mio esercito dei 10.000 invece lo lascerò qui in zona per tenere sott'occhio le province un po' più instabili. In questo caso la Pannonia, che è instabile. Poi del resto devo spostare anche la mia dignitaria. Sempre, cioè, la Pannonia, che così aumentiamo la conversione. Oltretutto devo anche spostare la mia flotta, in particolare gli araldi del Tritone, che mi serviranno perché hanno le baliste, queste navi. Dopodiché c'ho anche questa flotta qui delle teste dell'Idra, che mi servirà per proteggere il mare. Ora, voglio fare un po' di diere d'assalto e anche un po' di diere con calderone. Sono meglio le diere o le molie? Le diere, forse. Bene, ho 7 di cibo. Produco tanto di... abbastanza soldi, non troppi, però comunque sono abbastanza. Quindi partiamo con la conquista dell'Italia. Il turno successivo sarà un po' impegnativo. Uno, perché Roma è una città grandissima e già tenere sotto assedio Roma sarà una bella impresa. Brindisi devo fare uno sbarco, e uno sbarco non è mai facile. Sarà impegnativo, lo ammetto. Però è fattibile, ce la possiamo fare. We cannot agree here. If the spirits wish it, to proper treaties between our people. Sì, un patto di non aggressione può essere una buona scelta, soprattutto con queste tribù della Dacia, che mi sa che per il momento oltre il Danubio non mi sposto. Quindi sì, un patto di non aggressione. Ah, sì. Have not omens shown that the gods will welcome a treaty? Do not offend the gods, I beg you. Non offendete gli dèi, non offendete me, che altro. Ah, mi danno anche questi soldi in cambio. Per dire, mi danno tutti questi soldi. Facciamo così. Quanti This is soldi? good. The gods will smile on our agreement and all.
Bene, mi hanno dato un bel po' di soldi, per avere un'alleanza. Le alleanze militari ricordo che sono importantissime, che adesso hanno anche un significato. Praticamente, se tu sei alleato con una nazione, nel conteggio della vittoria ti conta anche i territori che sono innanzitutto tuoi. Dopodiché i territori che sono una rivolta, che sono di tuoi stati clienti o vassalli o satrapie. E infine territori che sono di alleati. Quindi è importante avere alleati. Abbiamo aumentato l'Imperium. Possiamo adottare. No, io non voglio fermare l'adozione. E più che altro voglio fare un matrimonio con Clistene, che così si lì là le nostre famiglie si fonderanno. E qua siamo in piena ribellione. Ok, andiamo subito a combattere l'esercito ribelle. Sarà una battaglia facile, però comunque direi di non combatterla. Molto bene. Abbiamo perso un'unità di cavalleria, però. Vabbè, non importa. Direi di schiavizzare i prigionieri. E poi mettiamoci a fare varie cose, così, bla bla bla. Ok. Andiamo ad assaltare i romani. Perché siamo in accordo commerciale? For the Senate and people, be most welcome. Your words will find an attentive audience. Non va bene. Perché c'è l'accordo commerciale e il patto in aggressione? Io non mi ricordo di aver fatto un patto di non aggressione. Magari vado a ricontrollare i miei vecchi video, forse. Mi pare di non aver accettato. Vabbè, comunque dichiariamo guerra. Sì, ci dà una condanna da parte di tutte le nazioni, però non importa. Siamo disonesti, ma noi non ci importa. Ora, spostiamoci. E iniziamo subito a mettere l'assedio alla città. Non voglio ancora assaltarla, però. Tra poco dovranno arrivare anche le altre navi. E ok. Così possiamo sbarcare subito, attaccare da Brindisi. Va bene. Perché ho dichiarato guerra un turno prima di assaltare la città? Perché ho fatto una cosa un po' particolare. Voglio prendere Brindisi, però voglio anche ovviamente prenderla con le truppe di terra. Voglio farle sbarcare e poi dopo attaccare da terra. Però allora perché non sono sbarcato prima e dopo ho dichiarato guerra? Volevo fare una cosa. Io voglio combattere contro i romani con non facendoli disperdere in giro. Se io metto un assedio che dura già un turno, invoglio lui a muovere l'unità verso Brindisi. E se muovo l'unità verso Brindisi, io posso distruggerle subito, invece che muovermi troppo in fretta con le sue unità ancora a Roma, per esempio. È una cosa particolare, una cosa che devo vedere se mi funziona, se lui si muove, perché voglio solo farlo muovere da Roma. Infatti mi sa che terrò ancora un po' l'assedio e Brindisi non la prendo subito. Cosenza, ovviamente io vado, la prendo, ciao. Però voglio togliere il romano da Roma. Ecco. È solo un metodo per invogliare l'assalto. Vediamo un po' come funziona. Vediamo.
Vediamo anche il malus diplomatico. Purtroppo ci hanno fatto questi accordi qui. È meglio dichiarare guerra piuttosto che eliminare tutti gli accordi uno per uno. Però non volevo nemmeno aspettare troppo tempo. Hanno fatto uscire la patch 1.7 di ROM 2 una settimana fa. In questa patch qui hanno aggiunto varie cose, una patch bella sostanziosa. Hanno aggiunto l'attacco informazione e anche varie piccole modifiche, tipo del fatto che c'è più differenza tra le unità leggere e pesanti. Economia 1 ha raggiunto. Giacinto aumentato. Vabbè. Tanto vediamo un attimo a livello diplomatico come siamo messi. Ah, nessuno gliene frega abbastanza del. No. Sì, va. I romani più o meno li odiano tutti, quindi non è un grande problema. La garamanzia. Sì, questi qua sono piazzati per la guerra con Roma, anche la Cirenaica. E la Cimmeria è rincazzata per conto suo. I budini, per avversione culturale, trattati con Biefi. I budini. Bene, io direi, l'esercito di picche lo sposto. Innanzitutto, metto modalità nessuna. E perché voglio dopo bloccare questo tratto qui. Intanto, con l'altro esercito, metto sotto assedio Brindisi. Però effettivamente durerà un turno. Speravo che l'assedio durasse molto di più. Dura poco. Troppo poco, mi aspettavo qualcosa di più come assedio. Ora possiamo muoverci un po' più a nord con la nostra flotta. E allora direi di continuare a tenere l'assedio fino a quando il nemico morirà di fame, almeno un turno. Spero che durasse un po' di più l'assedio. Vabbè, comunque, pazienza. Per una volta, forse l'unica volta in che capita, spero che la serie durasse un po' di più. Vabbè, intanto direi di andare su tecnologie filosofiche con documentazione fiscale. Giacinto, dove sei? Qui. Che fighi però che sono gli ateniesi. Hanno anche fatto una reskin alle unità, quanto vedo. Poi qui aumentiamo. Non so cosa fare. Sì, aumentiamo la velocità di movimento che è sempre importante. Quindi continuiamo. Sì, mi stanno attaccando però. Lasciamo stare, dai. Ok, uccidiamo i romani. E qua mi stanno attaccando, direi anche qui di fare una cosa tranquilla. Uccidiamo i prigionieri. E Brindisi dovrebbe cadere. Siracusa, ho intravisto che adesso appartiene ai Veneti. Non è una buona cosa. Non è una buona cosa. Sono circondato da Veneti. Non è una buona cosa essere teso. Veneti tribù. Non è che qualcuno va poi a pensare che io so. C'ho qualcosa contro i Veneti. Non mi va a essere circondato da Veneti sia a sud sia a nord, quindi.
Ah, vabbè. Riesco a prendere Siracusa magari più in fretta. Brindisi la occupiamo. Tradizioni navali, tutto quanto è aumentato. Imperium è aumentato. E tutto quanto a posto. Quindi mettiamoci qui. In fortificazione. Così se devono passare per Brindisi dovranno passare per la Furia di Atena. Ora devo un attimo rimettere a posto tutto quanto. Progressi architettonici, serve. Vabbè, allora facciamo che distruggiamo. Qua possiamo fare un bacino di carenaggio. Ah, qua c'era una scuola gladiatoria. Qua un Odeon. E qui possiamo fare un mercante di schiavi. Però a questo punto non faccio più il bacino di carenaggio. Faccio che fare un porto commerciale. Che così aumentiamo la ricchezza commerciale, siccome queste cose qui aumentano il commercio. No, queste cose qui aumentano il coso culturale, quindi... Quindi andiamo sempre in bacino di carenaggio. Ora, devo andare subito a Brindisi, cioè a Cosenza. E devo sbrigarmi. Entriamo nel porto, che così aumentiamo... No, non aumenta niente il porto. Ora, andiamo a nord e combattiamo contro la flotta romana. Questa qua direi anche di saltarla. No, no, questa qua combattiamola, va. C'è una piccola battaglia navale. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Gli araldi del Tritone, le teste dell'Idra contro la sesta flotta fulminata e la quinta flotta primogenia. Primigenia, anzi. Classis 5. Primigenia. Vediamo un po'. Sarà una battaglia disastrosa? Molto probabilmente sì, però vediamo un po'. Niente capita a nessuno che questi non sia per natura in grado di reggere. Marco Aurelio. Aspettiamo. Una stanza senza libri è come un corpo senza anima. Cicerone, avvocato e statista romano. Fu ucciso da... Se non erro... Da Marco Antonio? Non mi ricordo. So che Cicerone non ha fatto una bella fine, però... Non so... Bene... Chi l'ha ucciso. Ora... La mia tattica è speronare questa nave di legionari. E mettiamo sui lati le mie navi da tiro. Queste navi qui andranno a speronare dal lato, invece questa nave qui sparerà da distanza. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Per avere un po' più di... Di concentrazione mentale, non so come dire, di ordine, anzi forse è meglio dire ordine. Divido le due flotte in gruppi. Qui spostiamoci. Ok, voglio bloccare il nemico in una sorta di conca. Ok, forse solo una nave può inseguire
nemico, non facciamo tutte quante. Ora vediamo un po'. Adesso la spariamo bella di lato. Hanno abbordato una delle nostre navi. Attack! Il nostro generale è sotto attacco. Ora andiamo a speronare. Aspettate. Mi sto già confondendo. Ah, sono messe male queste diere. Con calderone. Ora spostiamo tutta questa parte della flotta qui. E andiamo sempre con questi. Di lato a speronare, a bordare. Con questi andiamo sempre qui. E così. Invece con questi passiamo da dietro e speroniamoli. Hanno abbordato una delle nostre navi. Ah, ne hanno abbordato una. Beh, con questa qua andremo di lato e speroneremo. I nostri uomini vacillano. Quali vacillano? Ah, questi qui. Speroniamo ancora. Oh, questa nave qui è andata giù. Ok, ora andiamo dal lato così, da dietro, e speroniamo questa nave. I nostri uomini vacillano. Oh, che casino, qua è successo un casino pazzesco. Questa nave qui era romana e sta affondando a picco. Questa qua invece non è che sta andando anche bene, quindi andiamo a speronare ancora. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Ok, qui sta andando tutto bene. Questa nave romana sta fuggendo. E questa nave romana invece anche. Questa qua in fiamme sta fuggendo. E continuiamo a speronare. Come se non ci fosse un domani. Show them steel! General! Un'intera unità è stata sbaragliata. Vabbè. Vittoria. Vittoria decisiva. Abbiamo perso due navi. Forse nell'altro esercito anche una in più. Vabbè. È sempre qualcosa un po' di più rispetto alle altre volte, dai. Stavolta meno navi ho perso. Strano, di solito nelle battaglie navali, storicamente, chi vinceva di solito non perdeva mai una nave, e chi perdeva, perdeva tutta la flotta. Beh, qui, su Rom 2, chi perde, perde tutta la flotta. Però in tutte le battaglie navali che ho visto, almeno una nave il vincitore o due le perde. Beh, oltre alle battaglie navali che faccio io, che una nave e due, magari ne perdo anche sette o tutta la flotta, o più facilmente le perdo direttamente. Qui è particolare, non so, magari nell'antichità non è che era un tanto così, tipo la battaglia di Trafalgar, per dire, ci sono gli inglesi che non hanno perso nessuna nave. Beh, poi parli anche del comandante Nelson, però, e parli anche contro lui, contro spagnoli e francesi, che spagnoli sì, in mare erano bravi, però i francesi battaglie navali non ce la facevano. Vabbè, poi anche altre battaglie, tipo quella di Lissa, quella tra Italia e Austria, o Lissa, credo, o Lizza, non mi ricordo. Quella lì, la flotta italiana tutta sbaragliata, flotta austriaca, niente. Solo una nave abbiamo perso. Va bene. Ci diamo i prigionieri. Tutte glu 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 come navi. Bene. La loro flotta è messa un po' alle strette. Sono contento. Ora mettiamo distruttori. E qui. Stratega.
un'abilità a caso ho messo, tranquilli. Non so quello che sto facendo, però va bene. Ora, torniamo. Pure qui a Delminium possiamo fare qualcosa. Canali di irrigazione, va bene. E qua c'è una distesa erbosa. Ok, posso emanare un editto. Direi di emanarne uno qui. Emaniamo l'editto Panet Circensem. Che così sono un po' più felici. Sono un po' più contenti, stanno tutti bene. Facciamo un bosco sacro, che così aumenta la felicità dell'insediamento e anche l'influenza della cultura ellenica. Vediamo un po' che fa Roma. Manda spie. Romani. Gladiatore o veterano? Non mi ricordo, è veterano, sì. Io continuo a tenere qua la linea. Ah, una spia. Uccisa, bene. Non si passa in Puglia. Poi vediamo un po' che cosa vogliono fare. Ariminium. Ariminium. Rimini. Patavium, non mi ricordo, la città di Patavium attualmente credo che non esista. Cioè, no, ovviamente si è trasformata, la maggior parte delle città che ci sono si sono trasformate. Però non mi pare che esistesse ancora la città di Patavium. E non si è trasformata. Boh, non lo so. Ok, Inveniam Viam. Ok, mille. Quanti soldi? 25 insediamenti. Vevictis. Hai molti nemici, ma pochi eguali. Fai vedere al mondo cosa succede a quelli che osano sbarrarti il passo. Ah. 13 diverse fazioni da sottomettere. Ora, andiamo a Cosenzia. Direi che possiamo fare un salto veloce, veloce, così. Oh! Ah! Aia! Copiamo. Ora Deimos è aumentata come tradizioni. Ora qui facciamo città ellenica. Qui un campo degli schermagliatori. E qui un tempio di Atena. E qui distruggiamo. Ora, il mio piano sarà attaccare da sud con la paura di Deimos. E attaccare, cioè, per questa zona qui, per passare con la paura di Deimos. E qui con la furia di Atena. Con la furia di Atena mi sa che andrò direttamente a Roma. La paura di Deimos forse mi fermo a Napoli. Però il nemico non sta scendendo. È una cosa che mi preoccupa. Perché credo che voglia bloccarmi a Roma. Ma vediamo un po' cosa si inventerà. In ogni caso ce la farò, credo. Dovrei anche uccidere il veterano nemico. Dovrei ucciderlo, sì. Ora, direi che per questa puntata è tutto. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Ares è tutto.
Attaccheremo molto probabilmente Roma la prossima puntata, a meno che ci sarà qualche battaglia grande nei dintorni di Napoli o di Roma. Però Roma al prossimo turno capitolerà. Ci sentiamo, gente, alla prossima!